Spalletti, l'opinione di Andrea Ardito. Andrea, secondo te che succederà alla fine? No, bisognerebbe essere lì dentro per capire. Sicuramente è stato un periodo non semplice per nessuno all'Inter, da febbraio fino a una ventina di giorni fa. Lì anche le sensazioni da fuori sembravano propendere più per un fine percorso di Spalletti all'Inter. C'è stato questo riavvicinamento, magari di facciata, però tra le parti, e magari è stato anche apprezzato all'interno della società quello che è stato fatto in quel momento. Se dovessero arrivare in Champions, non dimentichiamo che l'Inter ha tanti anni che non ci arrivava, Spalletti lo porterebbe per il secondo anno consecutivo comunque in Champions. Abbiamo visto quanto è difficile comunque centrare l'obiettivo anche per le altre squadre, quindi potrebbe essere comunque anche plausibile la conferma. Sì, perché dici potrebbe così salvare la stagione? Ah, sicuramente la stagione sarebbe almeno, la Champions è importante per tutti, sicuramente l'Inter secondo me poteva far di più, ma più che altro perché ha avuto le possibilità di far di più con quella partita in casa, certo, nell'ultimo turno di Champions. Quello è stato, e anche nel percorso poi in Europa League, è coinciso con quel periodo negativo, e non è un caso che in quel momento i risultati comunque magari in campionato sono stati altalenanti, però si sono persi degli obiettivi importanti in quel momento. La gestione dei momenti, la famosa gestione dei momenti, tutto torna anche. Però sono stati bravi poi dopo a cambiare l'inerzia di quel momento. Secondo me forse è stato anche bravo, poi correggetemi se sbaglio, Alberto Scotta, Andrea Ardito, Spalletti a gestire il ritorno di Icardi. C'erano grandi dubbi su questo ritorno di Icardi, no? Sulla gestione di Icardi. All'inizio così, poi dopo la sconfitta. All'inizio secondo me molto male, cioè molto la situazione male. È stata gestita poi molto però, male. Adesso da Marassi in poi, da quella vittoria contro il Genoa in poi, direi. Io do però scelte. 80% del merito a Icardi, che si è messo al servizio della squadra, non ha detto nulla quando ci sono state le panchine, quando Perisic ha battuto rigore al posto suo. Anche la stessa Wanda Nara la sento tranquilla in questo momento. Beh, 150 anni, no? All'Inter. Ha sempre dichiarato amore verso l'Inter, verso Mauro e questi colori. A me Spalletti sulla gestione di Icardi proprio non è piaciuto. Non ti è piaciuto per niente? No, zero. No, ma il rapporto è ai minimi storici. Infatti, cioè, se uno rimane, l'altro va via. Sei convinto anche tu, no, Andrea? Questo sì. Penso di sì. Questo sì. Cioè, la vedo difficile, poi bisognerebbe essere sempre dentro per capire, però non mi sembra facile la convivenza prossimi anni. Alberto? Sì, da capire con chi può sostituirlo, non credo che Lautaro possa essere la soluzione assoluta, e quindi chi è l'attaccante che può arrivare all'Inter con un ingaggio abbordabile ed essere veramente un centravanti che faccia la differenza? Il nome è di Dzeko, sì, sì, che però se tornasse, cioè se Conte andasse a Roma, pare che sia una delle condizioni di mantenere Dzeko, perché è un giocatore che piace molto. Lo avrebbe voluto al Chelsea, questo insomma, sì, sicuramente. Sì. Quindi non lo so chi potrebbe essere l'altra scelta a parte Dzeko. È un bel rebus, ma secondo me finché non si decidono gli allenatori poi difficilmente possiamo immaginare un calciomercato. Quando, e credo che ormai sia questione di due settimane, si capirà chi saranno gli allenatori delle panchine che contano. Ecco il servizio dedicato a Spalletti all'Inter, è cambiato il mondo da Piero Gentile. Alfredo Pedulla, commento di 10 secondi, Padovan, commento di 15 secondi. Primo sì, Alfredo, vai. È cambiato il mondo, ne parliamo dopo, però manca il timbro di Zang. Fin quando non ci sarà l'ultimo timbro di Zang, avendo detto 10.000 e 12 volte che l'Inter non intende scaraventare dalla finestra, già per quanto riguarda Spalletti parliamo di 16-17 milioni lordi al netto del discorso staff, quindi sono tanti soldi tra l'uscita e poi l'entrata di un allenatore di quello spessore, quindi poi le percentuali le diamo e sono percentuali alte di conferma. Però quando noi parliamo dell'Inter, parliamo di Zhang, parliamo di occasioni, parliamo di situazioni che per lui è vero che i soldi contano per tutti, 20 milioni possono essere come 20 euro per una persona normale, serve l'ultimo timbro, e fin quando non arriverà l'ultimo timbro noi dobbiamo sicuramente aspettare, perché nella storia del cambio di panchina tra maggio e giugno negli ultimi 10 anni ne sono successe di tutti i colori.
e Mazzari doveva restare a Napoli e poi è andato all'Inter, e Stramaccioni doveva restare e poi è andato via, e l'altro doveva restare, Conte nel 2014 si è dimesso all'improvviso, comunque hanno fatto risoluzione. Quindi le percentuali sono alte, ma fin quando non avremo gli ultimi passaggi, Allegri proprietà, percentuali alte di conferma, o comunque superiore al 50%, e Spalletti Zang serve un minimo di precauzione. E su questo argomento si gioca la partita. Giancarlo, Padova. La partita si gioca anche su Spalletti sì o no, Icardi sì o no, cioè le due posizioni secondo me sono legate. Non può restare, secondo me naturalmente, Spalletti con Icardi, non può restare Icardi con Spalletti, quindi uno dei due va via. È possibile che in questo conto la società possa pensare di monetizzare vendendo Icardi e di impiegare quei soldi o i soldi che dovrebbe spendere per Conte in qualche acquisto importante. Ci fermiamo, fai chiedere sì. Una cosa velocissima ad Alfredo. Veloce. Se la partita non sia anche marotta sì o marotta no. Io non posso immaginare che tu dai in mano l'area sportiva a un amministratore delegato con piena delega, che è in teoria il numero uno, e che lui non possa firmare il suo primo progetto sportivo. È chiaro che la Spalletti non è un allenatore di marotta, e io non posso capacitarmi, poi magari succederà così, resteranno tutti e due, che Marotta di fatto debba vivere l'anno prossimo. La pubblicità che è l'unica cosa più importante di Pedullà, anche se fanno rima devi rispondere, Alfredo, ragione, lo fai dopo la fascia pubblicitaria e linea alla regia. No, hai ragione, è un bel argomento, ne parliamo. La redazione si arrabbia, destini in sospeso, il focus riguarda Spalletti, ne abbiamo parlato nel servizio precedente, c'è Conte, c'è Sarri, Ancelotti resta, Gattuso va via, ci sono una serie di situazioni comunque in bilico, confermeresti tutti, Dessert da allenatore ad allenatore, secondo te Conte potrebbe essere la soluzione giusta per Roma, anche se poi lo ricordiamo, Conte va a Roma ma non può fare la differenza se non gli fate la squadra, un po' come Ancelotti ha bisogno di andare a Napoli, può fare la differenza se gli fate la squadra, altrimenti con la squadra di Sarri, che è un altro prototipo di calcio, poi fa fatica. Dove va Conte sicuramente fa bene, Conte è un bravissimo allenatore, grande qualità motivazionale, grande qualità tecniche anche, perché l'ho affrontato, ci ho giocato contro e anche è molto bravo, è preparatissimo ed è uno che incide. Numeri alla mano con un po' le percentuali. Alfredo Pedullà, quanti giorni mancano al calciomercato? Allora, il calciomercato su Sportella parte il 2 giugno, facciamo un rapido calcolo, il 1 maggio è mercoledì, il 2 maggio è giovedì, facciamo 34 giorni all'inizio del calciomercato, 33, e poi tutti in pista. Pedullà sta contando, perché il calciomercato su Sport Italia, la maratona, partirà il 2 giugno, non ci chiedete quando finirà, finisce, perché non lo sappiamo. Com'è? Quando finisce non lo sappiamo, stiamo aspettando. Se anche dovessero decidere di farlo il giorno prima dell'inizio del campionato, quest'anno comunque si va alla settimana successiva. Alfredo, destino in sospeso, le percentuali 60 conferma, 40 altro per Spalletti, continua tu, vai. Sono 60 conferma, 40 altro, semplicemente perché sul 40 altro, considerato il suo ingaggio, non è semplice. Conte 50 Roma mi sembra una percentuale giusta. La Roma, abbiamo raccontato la settimana scorsa cosa ha fatto, cosa ha proposto, poi non è il problema dei 2 milioni in più e meno di ingaggio, il problema è tutto il resto, e sicuramente è un progetto che intriga molto Conte. Sarri è una situazione difficile, diversa, che piaccia al Milan non ci sono dubbi, ma lui c'ha un contratto da 6 milioni e in corsa sia per il quarto posto, un po' a sorpresa, considerato il crollo dell'Arsenal e il mercato del Manchester United, dobbiamo aspettare almeno 15-18 giorni per capire il futuro di Sarri. Gattuso sappiamo, punto di domanda. Allegri credo che sia il primo passaggio entro questa settimana per capire. Non ho capito, scusa. 80-20 Allegri. 80-20, però quel 20 è importante perché Conte quell'estate lì era 99-1 e alla fine ha prevalso 1, nel senso che ha rotto con Agnelli e è arrivato Allegri sulla panchina della Juve. Io su Mourinho sinceramente non ho riscontri. Se Gasperini dovesse andare in Champions, ma anche se non dovesse andarci, dovrebbe succedere qualcosa di particolare perché lui vada via dall'Atalanta, in questo momento non ha delle trattative. Non entro sull'argomento Garcia perché parlavo dei direttori, perché per esempio il passaggio Mihajlovic è un passaggio fondamentale per il Bologna, perché Mihajlovic potrebbe essere un allenatore per qualche società italiana, chiaramente non quelle che ha fatto, che dovesse decidere eventualmente di cambiare allenatore. Se noi lo scopriamo, quando Petrachi si libererà dal Toro e quando Cairo lo libererà, perché Cairo dice sarei sorpreso se andasse alla Roma,
forse anche Petrachi sarebbe sorpreso se restasse al Torino, però mi rendo conto che c'è un contratto che balla. Noi, io penso che da qui al 10 maggio avremo il 70-75% degli scenari al completo. Serafini e Padovan, arriva subito direttore, poi anche da Marzotto. Vai. Manca una squadra nelle percentuali di Antonio Conte. Che è il Manchester United. Che è il Milan. Che è il Milan. Perché infatti Conte avrebbe dato disponibilità ampia e a quello che mi risulta oggi il Milan deve chiudere il discorso con Antonio Conte. E Mourinho, il mio riscontro è che la parte degli sponsor guidata soprattutto da Tronchetti Provera è fortemente per il ritorno di Mourinho. Però io condivido il discorso di Giovanni, cioè è un discorso che è legato al ruolo di Marotta e però anche ai soldi di Zhang, perché questa gente sta uno a Londra, quelli del Milan, l'altro sta a Pechino. Quando ti si, siccome non hanno la nostra pancia, non fisica, ma il nostro la nostra empatia col calcio, benissimo, d'accordo. Intanto spiegatemi bene perché io devo mandare via un allenatore al quale ho rinnovato il contratto, mi avete fatto rinnovare 9 mesi fa per 2 anni a che cifre prende Spalletti? 5 milioni. Perfetto, sono 10 lordi, giusto? Nel Milan è più semplice perché Gattuso guadagna meno e poi la situazione è differente e non è il loro allenatore. Però lo stesso Elliott, quando fa un programma e dice io metto questi soldi in 5 anni, se arriva la Champions bene, adesso prendo il mio allenatore. Elliott ha sede a Londra e ci sono 2 allenatori che conoscono bene a Londra italiani, sono Sarri e Conte. Conte ha un ruolino un pochino più importante di recente, anche perché ha fatto le nozze con i fichi secchi. Ma il nome di Pochettino è un nome a caso? Il nome di Pochettino è un nome caldo, che piace molto, ma il problema è che... Però lui non è interessato. No, non è solo lui che non è interessato. Il Tottenham tratta Pochettino come un top player. Glielo devi comprare Pochettino, soprattutto in questo finale dove è un po' un divago in campionato, ma è in semifinale di Champions. Quindi finalmente il Tottenham dopo una vita... Scusami. Oltretutto Pochettino, che è stato oggi tranciante nelle sue dichiarazioni, mi è sembrato anche molto sincero, anche perché Pochettino anche è stato cercato dalle società italiane... Anche molto scontato, sì, perché un pazzo alla vigilia della semifinale di Champions direbbe ma vediamo, valuterò. Cioè, ma c'era un precedente oggi, non di oggi, ma a parte il fatto che con le dichiarazioni... No, cosa doveva dire oggi? Cosa doveva dire oggi? Anche in passato cosa doveva dire quando l'hanno accostato pure all'Inter non c'era stato mai nulla? Cioè, il problema è che non sono le parole che fanno la differenza. Per portare via Pochettino al Tottenham devi mettere in preventivo un grande ingaggio e soprattutto una campagna acquisti più uno. E io in questo momento faccio fatica a pensare che delle società italiane possano garantire tutto questo a Pochettino, e quando il Real timidamente si è avvicinato a Pochettino, il Real ha preso dei cazzotti in faccia, per cui se qualcuno sarà capace a portare via Pochettino al Tottenham mi faccio i complimenti. No, non ci riescono assolutamente. Comunque io volevo dire che ho anticipato la squadra, allora se c'è il Milan secondo me c'è anche il Manchester United, e questo me lo può confermare Alfredo, perché dopo un primo periodo in cui credevano che Solskjaer fosse un allenatore, si sono accorti che non lo è, che è una sorta di ventriloquo nelle mani di Alex Ferguson, e le condizioni attuali del Manchester sono non le stesse, ma quasi, in cui le aveva lasciate Mourinho. Cioè il Manchester è sesto, ha perso 2 partite consecutive, ha pareggiato, non dico a stento, ma comunque non bene con il Chelsea, è fuori da tutto e c'è una corrente di pensiero che dice ma siamo proprio sicuri, dopo avergli rinnovato il 2022, contratto. 2022, Ho capito. 2022. 3 anni. 2022. No, hai ragione, però l'hanno fatto, però, voglio dire, siccome l'hanno fatto un mese fa, non sono le voci che mi invento io. No. Dico, però siamo alla follia no, totale. Non ti inventi delle voci, probabilmente l'hanno fatto anche troppo presto, ma sarebbe una cosa clamorosa dell'antisocietà, cioè come fare al contrario strategia. Cioè sarebbe una cosa che non... cioè, tra le prime 10 cose sbagliate degli ultimi 3 anni, fatto a novembre 2018. Sì, Alfredo, sì. Però mi risulta che loro stiano cercando anche un direttore tecnico barra sportivo, che non è esattamente una figura inglese, cioè una figura per il calcio inglese, però
Questo potrebbe indicare che su anche questo potrebbe indicare che su Solskjaer non sono affatto sicuri. Marzotto. Allora, andando in ordine, parlando sì. dell'Inter, secondo me un passaggio importante c'è stato con Conte, che evidentemente non ha fruttato e non è arrivato al dunque. Marotta, ovviamente, come diceva prima, giustamente il progetto tecnico, il primo progetto tecnico di Marotta come numero uno è andato su Conte, ed evidentemente o le richieste economiche o le richieste di mercato che probabilmente ha fatto Conte ha fatto fare, non dico una retromarcia, ma almeno uno stop, perché Zhang giustamente si chiede. Però io fatico a credere che la Roma possa stare su Conte, e giustamente fatico a credere, non perché non credo a quello che dice Alfredo, ma che il problema sia che l'Inter non possa essere più competitiva della Roma nello stringere con Antonio Conte. Cioè, il tema è diverso. C'è una proprietà che prende un amministratore delegato, Area Sport, e dopo quattro mesi, perché sono passati quattro mesi dal suo insediamento, sostanzialmente gli boccia il pilastro del suo progetto sportivo. Non è bocciato, è una situazione ibrida, perché Marotta è arrivato a novembre, non è arrivato all'inizio dell'anno. No, e sta iniziando adesso. E io credo che sia il passaggio giusto è quello di dire i cinesi sono molto quadrati, non faranno molta fatica a chiedersi ma perché ci avete fatto fare nove mesi fa un rinnovo e adesso a casa. In più questo allenatore arriva probabilmente terzo, probabilmente, perché non è probabilmente con meno punti dell'anno scorso. I soldi non sono, ha contestualizzato tutto, però soldi non contestualizzato, lui ha fatto meglio dell'anno scorso. No, lui non ha fatto meglio l'anno scorso. Ha fatto perché lui ha preso rispetto all'anno scorso una squadra che aveva fatto 72 punti e che è stata nella testa della proprietà. Poi dopo il campo magari può raccontare cose diverse, ma vale lo stesso ragionamento dei nove mesi. Perché mi avete fatto investire sul mercato soldi per Nainggolan, per una serie di giocatori, quindi per una rosa più forte che quest'anno mi fa meno punti? Perché oggi questa è la fotografia. Io la penso abbastanza come te. Comunque, però, hai ritorno. Io la penso abbastanza come te. Sul terzo posto rispetto alle previsioni estive ci sarebbe anche un po' da disquisire se è uscito col PSV, cioè dovremmo anche fare dei ragionamenti non legati esclusivamente al terzo posto, però poi certe volte secondo me sbagliamo perché facciamo i calcoli con i soldi degli altri. Esatto. Ecco perché io ho cercato di dire una cosa, che se Zhang dovesse avere lo schiribizzo così tra 5 minuti quando si incontreranno di dire vabbè, sai che ti dico, siccome e il capo dominante del progetto Marotta vuole Conte, scaravento questi milioni dalla finestra e gli prendo Conte, io non te lo escludo. Ecco perché la Roma deve aspettare, la Roma che ha mossi i passi più importanti. Io non ti dico che Conte non andrà all'Inter, però ci vuole una prova e una posizione di Zhang che vada a ribaltare una cosa che ha fatto l'estate scorsa su un contratto che, se facciamo i calcoli tra entrata e uscita, cioè io rinuncio al contratto di Spalletti, 4 milioni abbondanti netti per 2, 8 per 2, 16, 17, fate voi, aggiungete lo staff che non costa noccioline, fate voi, all'ordo, e poi c'è l'ingresso del signor Conte, aggiungete sono lo staff, quanto milioni, costa questo giro di valse? Alfredo, insomma, 80 milioni. Beh, insomma, appunto, 80 benissimo. Milioni. Allora, se Zhang deve, non te lo escludo che Zhang decida poi di farlo, però è un bel numero, dobbiamo poi fare in modo che Zhang faccia queste. E la Roma, in questo momento, a differenza dell'Inter, ha due problemi. Uno, ancora non sa se entra in Champions o no, e la situazione economica non è delle migliori, perché c'ha debiti a iosa. Ma poi c'è il problema del direttore sportivo, che in questo momento è un grosso punto di domanda, e senza quello, a cascata, è tutto difficile da capire. Io penso che però la Champions non sia un problema per Conte, No, infatti, no, per i conti infatti, della Roma, esatto, dico, no, però è vero, cioè, Conte anche più che dice, parte dal basso è meglio. No, quello è vero.